La... L'ora e mezza non registrata l'altra volta, è stato bellissimo perché in realtà ha registrato questo. Vedete un'ora e mezza di mia voce su sfondo naturalistico. Non ha registrato niente dello schermo, ma ha registrato tutta la voce. E nell'altra ora e mezza, che non abbiamo fatto una vera ora e mezza, e cioè abbiamo finito prima, abbiamo parlato velocemente degli altri temi d'esame. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. Abbiamo iniziato subito con la domanda. Abbiamo parlato degli altri temi d'esame, li abbiamo letti, quindi in realtà tutta cosa che... E poi abbiamo detto qualcosa di particolare l'altra volta? Ma quella è l'ultima mezz'ora, sì. E l'altra ora? Abbiamo parlato dei temi d'esame. Dei temi d'esame, quindi no, niente di in teoria... La prima ora e mezza era sicuramente più importante, quindi quella è venuta. Quella è venuta. L'altra non c'era neanche... Diciamo che non c'era neanche niente di così... forse fondamentale. Abbiamo appunto guardato gli altri temi d'esame e abbiamo detto che ci sono alcune cose ovviamente che ogni tema d'esame ha la sua caratteristica, la sua tipicità, ma ci sono molte cose in comune tra i vari temi. Quindi abbiamo fatto qualche altro esempio, però simile a quello della prima ora, ma continuando. E poi sì, abbiamo dedicato mezz'ora a parlare di JavaScript, ma solo con chi voleva, e quello non era registrato comunque, quindi e perché non è per l'esame, no? Quindi l'abbiamo stoppato. Quindi JavaScript non c'è niente da sapere in particolare? No, quanto... non c'è niente da sapere di JavaScript né in particolare né in generale. Grazie. Altre domande per iniziare? Sì. Io potrei. Devo vedere se uno ci arrivo e due se spengo questo o quelle, vediamo. O accendo qualcos'altro, aspetta, eh. Sono tutte qui, c'è una lunga pulsantiera di 27 luci, ok. Meglio? Poi adesso faccio anche un po' di zoom che non fa male. Allora, altre domande? No. In queste 6 ore, quindi 3 oggi e le 3 di laboratorio, quello che faremo insieme è provare a impostare e iniziare a realizzare un tema d'esame passato. E io ho scelto il secondo appello dell'anno scorso, che era un tema d'esame sulla creazione di un e-commerce, che abbiamo già in parte visto la settimana scorsa, nella prima ora e mezza di lunedì, ma lo rivediamo brevemente oggi e poi iniziamo insieme a pensare come farlo questo tema d'esame. L'idea è che nelle 3 ore di oggi proviamo a impostare il tema d'esame nella sua completezza senza scrivere codice e poi nelle 3 ore di laboratorio quello che potete provare a fare è iniziare a scrivere le parti, diciamo così, salienti o le parti che secondo voi sono più difficili per voi che riguardano questo tema d'esame. E cerchiamo di usare un metodo che potrebbe anche essere il metodo che poi voi usate quando dovete risolvere il vostro tema d'esame. Sicuramente non riusciamo in queste 6 ore a risolvere tutto il tema d'esame, a implementare tutto il tema d'esame. Come dicevo l'altra volta, vi diamo 20 giorni per farlo perché ci vuole più o meno quel tempo. Se ce ne volessero 6, non vi daremo 20 giorni, ne daremo 2 o 1. Quindi sicuramente possiamo iniziarlo, sicuramente possiamo imbastirlo, soprattutto per la parte, diciamo così, di progettazione e di metodo, però poi l'implementazione non si riesce a finire neanche nelle 3 ore di laboratorio. Oggi cosa facciamo? Oggi facciamo 3 cose. Uno, rileggiamo questo tema d'esame, ma con l'ottica, a differenza dell'altra volta, di voler poi farlo sul serio, quindi teniamo presente quelle cose. E due, iniziamo a progettare quello che è la struttura dati, quindi il database, e poi iniziamo a progettare
quindi su carta, apriamo un documento e iniziamo a progettare le pagine in termini di funzionalità e quant'altro. Quindi, come metodologia, usiamo una metodologia bottom-up. Partiamo dai dati, partiamo dal testo. Dal testo ricaviamo i dati e l'interazione tra i dati e poi dal database passiamo al DAO, quindi alle query sul database, e poi alle varie funzionalità e pagine che servono a queste query per poter funzionare e poter fare il tema d'esame. Ok? Quindi, questo è il tema d'esame, come dicevo, il secondo appello dell'anno scorso. Lasciamo stare al momento i requisiti logistici, li abbiamo già visti l'altra volta, e quelli tecnici. Io ho già cancellato in questa versione, questa è una copia del tema d'esame dell'altra volta, ho già cancellato le cose che sicuramente non ci saranno più quest'anno, quindi tutto JavaScript. Flask Session in realtà qui proprio serve, quindi devo riprenderla, scusate. Servirebbe. Quindi fatemi togliere questo. No, non è vero, come l'ho detto. E possiamo fare senza. E vabbè, il tutto, come abbiamo detto, tutti i form devono essere validati, quindi se create dei form ci deve essere la validazione. Client-side e server-side, quindi come required, ma anche se prendete dei dati da mettere nel database, ovviamente dovete controllare che quei dati siano corretti per poterli mettere nel database, se no quando andate a leggerli dal database vi dà errore o non riuscite a visualizzarli correttamente o quant'altro. E noi lo testeremo su Chrome o Firefox all'esame, lo lanceremo, useremo Chrome o Firefox, la versione recente. E ci deve essere, come dicevamo, codice sorgente ben scritto, opportuni commenti e eccetera. HTML, semantico, no deprecato, no CSS in linea, quindi in un file CSS a parte, e tutta la parte di JavaScript, come dicevo, l'abbiamo tolta, e deve essere usabile e rispettare i principi fondamentali di design, di visual design. Quindi testo nero su sfondo grigio scuro, magari no, o anche proprio no. Per esempio. Allora, requisiti. Leggiamolo una volta e poi rileggiamolo in ottica di capire quali sono le informazioni che dobbiamo mettere in un database e come. Si vuole realizzare un'applicazione web per la gestione di un e-commerce dove utenti privati possono vendere e comprare articoli di ogni genere. Il sito può essere visitato da utenti ospiti, sia da utenti ospiti sia da utenti autenticati. Quindi abbiamo un solo tipo d'utente, che è quello che si autentica, e tutti gli altri sono visitatori, quelli non autenticati. Questo vuol dire che esiste una versione del sito pubblica, con alcune funzionalità, e una versione del sito che ha funzionalità aggiuntive solo per chi è loggato e registrato. L'utente ospite, cioè non autenticato, può solo consultare il sito e i prodotti in esso contenuti, senza la possibilità di comprare o vendere articoli. Quindi immaginiamo ci sia un elenco di prodotti che uno può guardare, esplorare, aprire, ma non fare altre operazioni. Un utente autenticato invece può sia comprare che vendere articoli. Prima di farlo, un utente si deve registrare e eseguire il login. Quindi registrazione e login sono poi necessari. Il login e la registrazione richiederà un campo univoco che sarà utilizzato per riconoscere l'utente nel sito, per esempio uno username o la mail. Quando in questo caso, come dicevamo l'altra volta, avete voi la scelta di che cosa fare. Scegliete un username, una mail, un qualcosa che sia univoco all'interno del sito e che sia garantito che sia univoco. Per vendere un articolo, l'utente deve caricarlo sul sito. Ogni articolo è caratterizzato dalle seguenti informazioni. Titolo, che sarà di che tipo un titolo? Testo, numero? Testo. Quanto lungo, corto? Relativamente corto. Una breve descrizione, che sarà di nuovo? Testo. Lungo, corto? Medio. Più lungo del titolo? Sì. Una categoria scelta tra un insieme finito di categorie definite da voi. Quindi voi sceglierete che ci sono 5 categorie, 6 categorie, 10 categorie che si chiamano ABCD, eccetera,
E quindi chi ha la creazione di un prodotto da vendere, uno dovrà inserire un titolo, una descrizione e scegliere una categoria da un menu tendina, per esempio. Un'immagine che la memorizziamo nel database o no? L'immagine. No. Bene. E lo username o la mail o qualunque cosa usiamo in maniera univoca. Il prezzo unitario, quindi quanto costa un prodotto, quanto vende un prodotto, nel caso ce ne siano più di uno, e la sua disponibilità, ovvero un'informazione numerica che indica il numero di articoli che si possono comprare. Quindi io carico 5 mouse, carico un mouse come questo, dico che costa 5 euro e dico che ce n'è, in questo caso, uno. Se vado nell'aula fianca ne prendo un altro, sono due e possiamo venderli. Al caricamento di un articolo tutti questi campi sono obbligatori. Questo vuol dire che il form che permetterà di caricare un articolo prevede che tutti questi campi ci debbano essere e devono essere pieni. Quindi può un titolo essere vuoto? No. Può un titolo avere un solo carattere? Vogliamo vincolare questa condizione. Come la vincoliamo questa condizione? Che lunghezza minima mettiamo? 4. Numero scelto a caso. Va bene, se io scrivo 4 spazi, è un titolo accettabile? E io però rispetto il vincolo, è di 4, quindi... ma lo spazio è un carattere alfanumerico. Che non siano spazi. Quindi, questo non è un controllo che potete fare lato HTML, però è un controllo che potete fare su server, quando sottomettete il form. Il campo titolo è composto da tutti i spazi? Punto di domanda. Sì, rimando indietro. No, vado avanti e guardo descrizione. L'acquisto di articoli segue il processo standard presente sulla maggior parte dei siti e-commerce. Durante la navigazione, un utente autenticato può aggiungere uno o più articoli nel proprio carrello. Quando un articolo viene aggiunto, il sito chiede all'utente di specificare la quantità. Io aggiungo un mouse e mi chiede quanti mouse vuoi comprare e io devo dirne un certo numero finché, ovviamente, non raggiungo la disponibilità. Allora, se questa verifica la facessimo lato browser, quindi con JavaScript, HTML, con HTML mi ha detto che sì, si può fare in realtà, ma con un'espressione regolare, ma lasciamo perdere l'espressione regolare. Diciamo che non la vogliamo fare con l'espressione regolare in HTML e non la vogliamo fare, potremmo farla in JavaScript andando a vedere il campo, vedendo se ci sono i caratteri, quindi dando immediatamente una risposta. Non possiamo farla in JavaScript perché JavaScript non lo conosciamo. Quindi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo sottomettere il form a server. Il server controllerà quello che deve controllare, dirà che ovviamente quel campo non è accettabile e invece di fare il redirect alla home page con il flash tutto corretto, farà il redirect alla stessa pagina del form, anche la stessa pagina del form, di creazione con il flash invece di congratulazioni o successo con l'informazione errore, il titolo non può essere o errore nell'inserimento di prodotto riprova con un messaggio consistente. Okay? Comprare, quindi comprare chiede un processo particolare, io aggiungo un articolo, quindi avrò un elenco di articoli da qualche parte, lo aggiungo. Al momento di aggiungerlo mi viene chiesto quanti ne voglio, quindi non lo scelgo prima. E a quel punto compilo così il mio carrello, quando sono soddisfatto cliccherò sul carrello, vado nella pagina dedicata al carrello e vedrò i vari articoli e il costo totale. A quel punto
avrò la possibilità di modificare il carrello cancellando un articolo, modificando la quantità, e potrà concludere l'ordine inserendo i dati della propria carta di credito e l'indirizzo di spedizione. Si supponga che la spedizione sia sempre gratuita e istantanea, quindi qualunque indirizzo mettiate è magicamente consegnato al momento. Quando un ordine è stato completato con successo, cosa vuol dire un ordine è stato completato con successo? Il submit form è andato a buon fine. Quando il submit form va a buon fine? Quando l'utente ha pagato. Mm. Ha posto la procedura di finito. Esatto, quando l'indirizzo di spedizione è ragionevolmente corretto, quando il dato della carta di credito è ragionevolmente corretto e la quantità è ancora disponibile, quindi in quel momento il form si sottomette con correttezza e tutto si, quindi si va avanti con successo. In quel caso si aggiorna la disponibilità degli articoli, riducendo di quantità gli articoli che sono stati comprati e... Se degli articoli arrivano, dice, a quantità zero, non vanno più visualizzati, perché non possono essere più comprati. Quindi anche gli utenti non autenticati non vedranno più un articolo perché qualcuno ha comprato tutta la sua disponibilità. E poi gli utenti autenticati hanno anche la propria pagina di profilo in cui possono visualizzare la storia dei loro ordini d'acquisto passati e lo stato dei propri articoli in vendita, quindi quelli che hanno comprato, quindi quanti carrelli hanno comprato, e gli articoli che hanno venduto, quali sono stati già venduti, quindi quanti hanno disponibilità zero, quali sono ancora in vendita e di quelli ancora in vendita quante quantità sono ancora disponibili. All'interno del sito tutti gli articoli sono visualizzati nella home page, secondo l'ordine di caricamento, quindi ordine cronologico di caricamento. Non importa chi carichi, l'importante è che gli articoli vengano visualizzati in ordine di caricamento. Inoltre presenta un menu che visualizza le categorie dei prodotti attualmente presenti sul sito, le stesse categorie che avete definito voi che sono scritte qua, in fase di caricamento di una vendita, di un qualcosa da vendere. Al clic di una categoria il sito mostra l'elenco degli articoli filtrati secondo la categoria scelta. Io ho un elenco di categorie, tipo quelle che avete nel vostro laboratorio, invece di categorie lì sono giorni, cliccando su una di quelle si carica la pagina con quelle informazioni. Questa funzionalità è ovviamente offerta a tutti gli utenti del sito, anche a quelli non registrati. Poi le istruzioni per la consegna non ci interessano particolarmente. Ok? Domande sul testo? Faccio alcune domande io allora. Bisogna... mostrare il nome del venditore o l'identificativo del venditore associato a ogni prodotto. Cosa dici? È richiesto dal testo. Non è richiesto dal testo. In effetti non è richiesto dal testo. Ha senso mostrarlo? È uguale, però potrebbe essere una scelta mostrarlo. Dovete inserirlo voi da qualche parte, questo identificativo dell'utente che vende? Sì. Perché quando vendi devi mettere o devi visualizzare il nome utente. Quindi questo link tra chi vende e il prodotto venduto c'è. Poi sta a voi scegliere se visualizzarlo, dove visualizzarlo, quando si va a comprare o quando si va a navigare il sito per esplorarlo, no? Se pensate a Amazon, per esempio, quando voi cercate non vi dice chi è il venditore. Vi dice che il venditore sono quando andate nella pagina del prodotto e in basso, a fianco al nome, c'è scritto venduto da, spedito da. E questo venduto da, spedito da, possono essere la stessa cosa o possono essere cose diverse. E lì c'è il venditore, in un certo senso, no? Però non è in tutte le pagine, è solo in quel punto. Quindi quella è una delle cose che potete scegliere voi.
se mostrarla, dove mostrarla, eccetera. E allo stesso modo serve una pagina per visualizzare il singolo prodotto con i suoi dettagli? Oppure basta il catalogo generale? Una pagina per ogni elemento. Se si vuole fare l'ordine ha senso. È richiesto? No. Quindi è un'altra di quelle cose che sta a voi decidere in base a come ritenete meglio. L'importante è che uno possa vedere queste informazioni sul prodotto e inserirlo nel carrello. No? Poi che questo sia in pagine diverse, in una stessa pagina, formattato in qualche modo, un qualcosa che si espande tramite Bootstrap, per esempio, anche se usa JavaScript, ma tramite Bootstrap, diciamo, quindi voi non usate direttamente JavaScript, usate Bootstrap. Per esempio, quelle sono tutte opzioni che potete considerare in base a quello che ritenete meglio, che fa parte della parte di progettazione del sito, dell'applicazione. Quindi questo vi dice che cosa deve fare, in alcuni casi vi dice come deve farlo, in altri casi vi lascia a voi la libertà di scegliere come farlo, come visualizzarlo, cosa far vedere e come agire. Quindi, per esempio, vi dice che il carrello deve avere una pagina. Ci deve essere una pagina del carrello, questo ve lo dice. Vi dice che l'utente autenticato deve avere una pagina profilo, questo ve lo dice. Cosa ci deve essere nella pagina profilo dell'utente, se ricordate? La cronologia degli ordini e lo stato dei propri articoli in vendita. Quindi gli articoli che ho caricato io per vendere e le cose che ho comprato. Io direi che tu puoi vedere la storia dei tuoi ordini. Però gli altri, no. Solo lo stato dei miei, di quelli ancora in vendita. Sì. Quindi questa pagina profilo è accessibile solo... Questo è un buon chiarimento da scrivere, in realtà. Per come è scritto, io vedo la mia pagina profilo, ma non vedo la sua o la tua. E tu vedi la tua, ma non vedi la mia. E tutti, e gli utenti non autenticati, non vedono nessuna pagina profilo, ovviamente. Vedono solo... il prodotto mouse in vendita 2, no? Oppure potremmo fare che, cioè nel senso io posso guardare il suo profilo, però posso vedere solo gli oggetti in vendita, ma non la storia delle sue... Ma non la storia delle sue acquisti. Ecco, però per come è scritto qui, questo caso non c'è, no? Cioè non c'è una pagina profilo in cui potrei vedere cose e non vederne altre. Cioè la pagina profilo deve avere queste informazioni. Quindi ci si aspetta che abbia tutte queste informazioni. Allora, per come è scritto qui... E per come è scritto, gli utenti autenticati hanno una propria pagina profilo, questo propria dà l'idea che ognuno vede la sua. Però ecco, fosse questo un tema d'esame uscito adesso da realizzare, questa sarebbe una buona domanda da fare e potrebbe portare a un'aggiunta che dice ognuno vede solo la sua. Così è chiaro per tutti. Però sì, ognuno in questo caso vede solo la sua. È chiesta la possibilità di rimuovere un articolo dalla vendita? Un mio articolo dalla vendita? Non è richiesto. Né di modificare la quantità in vendita. Io posso caricarne un altro, uguale, con la vendita. Ecco, immaginiamo questo caso, e poi iniziamo a ragionare sul testo. Immaginiamo che io carico due mouse e che lui me ne compra tutti e due e li mette nel carrello, li mette solo nel carrello. E lei anche vuole comprare questi due fantastici mouse della Logitech. Usati. Ma lei è più rapida, è più veloce di lui e quindi li compra prima. Cosa succede quando lui va a completare l'acquisto con la sua carta di credito e il suo indirizzo? Esatto, viene renderizzato la pagina principale, viene una pagina d'errore, eccetera, in cui gli dice gli articoli non sono più disponibili. E se io navigo sul sito e faccio un refresh della pagina dove ci sono i mouse,
o dove c'è un elenco con tutti i prodotti, incluso il mouse, ovviamente quello, dato che Elena ha comparti tutti quelli che c'erano, sparirà. Questo ovviamente dopo che ho fatto il refresh nella pagina, no? Ok. Quindi questa è una cosa da tenere in mente. Cosa succede nel momento in cui due persone comprano, ma una è più rapida dell'altro? Da gestire, un caso da gestire, no? Quindi quel form deve comunque andare, per esempio, a controllare lato server. Ho ancora la disponibilità, perché se non ce l'ho in quel momento non posso continuare con l'ordine. Se invece non controlla la disponibilità, direbbe ordine successo e io avrei meno due mouse venduti. Cioè, invece di averne zero, ne avrei meno due. Quindi perché? Bisognerebbe fare più controlli sia pre, cioè sia quando stai acquistando in quel momento, sia dopo, quando stai per completarlo con pagamento. Se tu volessi essere super affidabile, sì, potessi fare controlli prima e dopo. È sicuramente essenziale farli dopo, perché prima non sai, cioè io nel mio caso lui ha iniziato l'acquisto, perché le persone sono un casino, no? Lui ha iniziato l'acquisto alle 16.35, lei l'ha iniziata alle 16.36, solo che lui nel frattempo è andato a prendersi un caffè e ha lasciato il carrello lì, aperto, lei invece è stata più svigia e quindi ha fatto subito, è stata più sveglia e quindi ha fatto subito l'acquisto, immediatamente, 5 secondi dopo. Quando lui torna dal suo caffè alle 16.38, va a fare il pagamento, quindi il controllo pre non sarebbe servito perché lei non era ancora andata nella pagina, non avrebbe ancora preso i due articoli, quindi il controllo pre avrebbe detto vai. Il controllo post invece è quello che ti risolve, e il controllo post è quello che ti risolve in ogni caso, perché in quel momento quando vado a comprare è lì che voglio sapere se ho disponibilità oppure no, o se qualcosa è cambiato. Prima si assume che quando tu vada ad aggiungere nel carrello in quel momento ci siano, giustamente. Sì, il controllo pre potrebbe anche addirittura essere sbagliato, perché io potrei mettere una cosa nel carrello e poi decidere di non comprarla. Sì, rimango disponibile anche se non nel carrello. Io posso mettere roba nel carrello, poi dico no, non la compro, che metti di là, la rimuovo. Però quello che dice lei ha senso. Sulla quantità, cosa vuol dire? Io ho due mouse, lui ne mette due. Devo impedire a lei di metterne due? No. Controlli solo che ce ne siano due, poi nel momento del pagamento... Controlli che in origine ce ne siano due. Beh, certo, sì, quello sì. Cioè, controllare la disponibilità effettiva ignorando qualunque cosa che sia nel carrello di chiunque. Esatto. Sì, quello sì. Sì, che la pagina non sia stata... che non sia stato comprato qualcosa, mi hanno fatto un refresh nella pagina, quindi non vedo il numero nuovo, praticamente. Ok. Dati della carta di credito. Cosa mettiamo come campo per i dati della carta di credito? Il numero della carta deve essere un numero della carta realistico, formattato correttamente, o può essere un qualunque numero? No, realistico, non vero. Non il numero della carta di qualcuno. Un numero della carta che assomigli, per esempio, le Mastercard iniziano tutte con 5, 3, 9, 8, mi sembra. C'è un pattern, ci sono librerie che riconoscono i pattern di carte di credito, di tipo di carta di credito. Deve essere così sofisticato oppure va bene, quante cifre sono? 16, 12? Sono 16 cifre, l'importante è che ci siano 16 cifre. 16 che siano numeri. Che siano numeri, 16 numeri. Questo è quello che serve, eh? Così come l'indirizzo, non è detto che sia un indirizzo che effettivamente esista sulla mappa, eccetera. È un qualcosa che assomiglia a un indirizzo. Ma bisogna, come dire, dare una struttura rigorosa all'indirizzo, quindi il numero civico... Non è richiesto, quindi un po' a voi, può essere un unico campo che dice via, incluso il numero civico, oppure potete strutturarlo come via, numero civico, città, cap, stato, provincia. Ovvio che forse farlo per singoli campi è più facile per il controllo, eventualmente se volesse essere rigoroso. Però che controllo devi fare sull'indirizzo? Però qui, occhio, qui vi chiedo, dato che poi non dovete spedirlo e non dovete mostrarlo su una mappa, ma è un campo che solo
fittizio per dire ok, l'ho comprato, da qualche parte dovrò spedirlo, no? L'importante è che non sia vuoto e che sia di una larghezza adeguata e che se volete fare un unico campo che ci sia lo spazio per scrivere tutto. Ovviamente ha senso farlo su almeno un via con numero civico e città. Ecco, almeno quelle informazioni essenziali ci possono essere. Come facciamo a controllare che non ci siano delle lettere messe a caso? Definisci lettere messe a caso. Che non siano in ordine. Tipo A, B, 4, 7. ABC tipo, non lo controllate, perché non è necessario controllare che un indirizzo sia realistico. Sì, che sia un testo di una lunghezza appropriata, perché di nuovo non dovete farci operazioni su questo indirizzo, no? Quindi ci deve essere un indirizzo, deve essere qualcosa che assomiglia a un indirizzo. Nei dati che caricherete voi sul sito metterete degli indirizzi realistici, se poi noi mentre lo proviamo scriviamo QWDFG e funziona, probabilmente va bene uguale. Okay? Perché non dovete farci niente dopo, è più critico sul prodotto, no? Perché se il prodotto ha spazio come titolo e spazio come descrizione e una foto che è un'immagine bianca, è più difficile riuscire a capire cosa sto facendo, no? Perché quello ha un impatto su tutto il resto. Okay? Dato che dobbiamo fare parecchie validazioni su questi campi, avrebbe senso creare un file a parte Python che possiamo chiamare validazioni.py ed importare le funzioni di validazione sul... Se trovate, la domanda è, possiamo fare un file a parte per le validazioni? Se trovate una struttura generica per fare le validazioni, perché no? Certamente se tanto dovete fare tutte validazioni così diverse che comunque... l'istruzione sarebbe comunque diversa, allora averle tutte in un file 27 validazioni completamente diverse o averle sparse dove devono essere, potete anche lasciarle sparse, però immagino che ci siano cose tipo è uno spazio, è composto da tutti spazi che può essere utile nel login e in quel form lì, quindi è lo stesso metodo di valutazione che può essere utile in più posti. Altre domande sul testo. Questo è un po' quello che poi dovreste provare a fare quando esce il testo. Quando uscirà il testo dell'esame, dovreste provare a leggerlo e a farvi venire, se ci sono domande tipo la sua, di prima, la pagina del profilo è visibile a tutti o solo a qualcuno, fare queste domande nel testo come commento, in modo che noi possiamo o rispondere al commento direttamente o rispondere al commento direttamente e fare modifica al testo per una settimana, come vi dicevo l'altra volta. Ma nel frattempo provare a immaginarvi tutti questi casi in modo da dire ok, questo serve, questo non serve, questo lo so fare, questo magari ci penso un attimo, questo lo chiedo se serve oppure non serve, se è una cosa che scelgo io oppure no. In questo caso supponiamo che due utenti diversi possono comunque vendere lo stesso oggetto, tipo lo stesso mouse può essere venduto a due persone diverse. Sì, perché saranno due oggetti diversi, cioè io caricherò il mouse Logitech M220 perché io ce l'ho, ma tu anche caricherai il mouse Logitech M220. Dato che l'articolo comunque ha un titolo, che in realtà potremmo anche scriverlo in maniera diversa, e c'è anche lo username, che è univoco, lo sappiamo perché l'abbiamo definito così, potreste anche dire che il titolo è univoco, e quindi io posso mettere mouse Logitech M220, tu non puoi, devi mettere nero, per dire, scrivere cosa nel colore. Però questo è un titolo libero, quindi vantaggi e svantaggi nel fare questa scelta. Quindi in questo caso però mostreremo due, cioè su DAO mostreremo due articoli. Due mouse, anche se sono la stessa immagine, tra virgolette sono due prodotti. Sono due prodotti diversi, sì. Questo è un po' come quando vai su Amazon e cerchi qualcosa, no? Può esserci due prodotti uguali, ma venduti da due venditori diversi. Però se ne vendo io, che sono lo stesso venditore, ne vendo due, ne mostro sempre due, non ho capito, o appunto uso una quantità che aumenta, diminuisce, senza creare mille volte... Allora, in teoria, se tu al momento della vendita hai... sai già che hai 5 mouse, metti 5, non è che carichi 5 volte la stessa cosa, no? Se poi tu ne carichi 3 e poi dopo un mese, che non ci sarà, ne devi caricare altri 3, qui non è richiesta la modifica della vendita e quindi dovresti
creano un altro. Però nel momento in cui la creo la prima volta 5 volte, sarà un unico posto dove io metto quantità 5. Sì, okay. Quello sì. Saranno 5 oggetti? No, sempre tutti no. Okay. No, ogni oggetto ha un titolo, la descrizione, la categoria immagine, il prezzo e la sua disponibilità, quindi 5. Okay. E quello è un oggetto. Altre domande? Ok, allora, quello che adesso... Quindi, dicevo, questo è quello che dovete cercare di immaginare quando uscirà il testo e provare a fare, chiedendo anche. Una volta che avete fatto questo, avete chiarito i dubbi, più o meno avete capito cosa dovete fare, ci sono in genere due strade, dipende da anche una persona come vuole approcciarsi al problema. C'è chi ha un approccio più visuale e quindi dice inizio ad abbozzare le pagine da qualche parte in modo da sapere okay, cosa devo fare, mi serve la pagina, il carrello come appare, eccetera. E invece chi non ha questo approccio visuale arriverà dopo, quindi preferisce partire dai dati. Noi seguiamo questo approccio, questo di partire dai dati, l'altro ovviamente... non è vietato, l'altro è un po' più top down in un certo senso, ma in termini di progettazione, non in termini di implementazione, perché uno non ha senso implementare solo la pagina HTML in questo caso. E quindi partiamo dai dati. Quali sono i dati che ci servono in un database in termini di supportare tutte queste funzionalità? E poi parliamo brevemente delle query e poi andiamo su in queste tre ore fino a dire okay, quali sono le pagine che ci servono e cosa ci deve essere in queste pagine. Quindi, per esempio, ci sarà la pagina di registrazione con dentro un form, con dentro dei campi, che campi, eccetera, eccetera. Ma partiamo dal database. E lo facciamo insieme, ma lo facciamo a mo' di esercizio, nel senso che non parlo io per tutto questo tempo. Ma adesso io vi lascio, aprite un foglio dove vi pare, un Word, quello che vi pare, un TXT, un Markdown, dovunque possiate scrivere testo, e partendo da qui provate a immaginarvi, provate a scrivere come sono fatte le tabelle del database. Quindi c'è la tabella utenti, dentro la tabella utenti ci sarà la prima colonna che si chiamerà email, che sarà di tipo testo e sarà univoca, quindi sarà una chiave primaria. Poi ci sarà la colonna nome, cognome, forse, decidete o non decidete, e sarà di tipo testo. E avanti così per tutte le cose che trovate nel testo che tanto è visibile. Facciamo 20 minuti e poi lo vediamo cosa avete fatto e lo condensiamo in un'unica versione insieme. Ok? Quindi sono 10 minuti alle 5 fino alle 5:10. Io interrompo la registrazione giusto per non registrare. Ecco, prima di andare sul database, un'altra domanda che io farei su questo tema d'esame è, appena vedo il mouse, la storia dei loro ordini d'acquisto passati. Che cosa ci mettiamo in questo? Perché non c'è scritto una lista di ordini d'acquisto passati, c'è scritto una storia di ordini d'acquisto passati. Cosa ci mettiamo in questa storia degli ordini d'acquisto? Cosa visualizziamo? La data. Beh, sono i miei, quindi ovvio che io ci sia già, perché è il mio profilo. Cosa ho comprato, certo, sì, quindi la data, non so, 15 gennaio, eccetera. Il prodotto, quindi titolo del prodotto, per esempio. Avrebbe più senso mettere il complessivo, quindi, cioè nel senso, mostrare tutto il singolo prodotto o diciamo l'ordine complessivo? L'ordine intendi anche la descrizione, eccetera? Il prezzo totale, mi mostri il prezzo totale, la data di quell'ordine.
Sì, qui parla di ordini, non di prodotti acquistati, eh? Quindi 15 gennaio, un mouse Logitech, tre martelli, quattro chiodi, 6 euro. Una cosa così. Perché dice storia. Avesse detto lista, per esempio la data, magari poteva non essere così, così essenziale. E, essendo una storia, in che ordine? Dal più nuovo al più vecchio, dal più vecchio al più nuovo? Sì, in realtà uno poteva anche avere... Non è, in questo caso è meno vincolante, no? Poteva, l'importante è che ovviamente sia in ordine cronologico e non sia in ordine alfabetico o randomico, no? Quindi, occhio perché lì diceva storia, non diceva lista. Quindi una domanda, per esempio, buona da fare è cosa devo visualizzare lì, visto che dice storia? Allora, la data è sicuramente il fattore chiave lì da mettere. Devo visualizzare l'intero ordine o, l'intero o il singolo prodotto? Beh, dice storia degli ordini, quindi... L'ordine, quindi l'intero carrello comprato in quel giorno. Quindi... no, perché tanto è mio. Cioè, a meno che io non cambi indirizzo, però sì, diciamo che l'indirizzo è... Visto che in realtà l'indirizzo, tra tutte queste cose, l'indirizzo e il numero della carta di credito sono le due informazioni abbastanza inutili, no? In questo progetto, perché tanto la consegna immediata è... La carta di credito a fondo infinito e quindi qualunque cosa voi compriate è acquistata. Quindi ci sono, perché in una pagina d'acquisto tipicamente sono informazioni che ci sono, però su cui si può fare qualche validazione, come dicevamo prima, no? Quindi che la carta di credito sia un insieme di 16 numeri, no? Quindi qualche validazione si può fare, che la città sia, ci sia un campo città, eccetera. E, però... Qui nella lista, nella storia degli ordini, viene che ci sia la storia dell'ordine complessivo comprato. Ok? Mi è venuto in mente mentre facevate. Bene, allora, partiamo dalle tabelle. Che tabelle, poi vediamo il dettaglio delle tabelle, partiamo solo dalle tabelle. Che tabelle facciamo e come le chiamiamo? Allora, utente. Prodotti, poi? Il carrello no. Acquisti? Acquisti con, tra virgolette, l'identificativo dell'utente, il prodotto e poi tutte le varie indicazioni degli ordini. Ah, per la storia in un certo senso. Acquisti. Altre tabelle? Categoria. È una bella domanda. Allora, se uno volesse fare le cose fatte bene, ha senso una tabella del database, perché i dati in un database dovrebbero essere consistenti con se stessi, no? In un certo senso. Quindi se io cambio nome a una categoria a un certo punto, almeno io ho la categoria che ha ID 5, gli cambio il nome, ma l'ID 5 rimane e quindi è sempre collegato a se stesso. Se io lo faccio in Python e nel database memorizzo il nome della categoria, e a un certo punto decido che invece di informatica chiamo la categoria tecnologia. No, ovvio, nel senso che associ comunque sempre l'intero, e poi attraverso cioè quando acquisisci l'intero cambi. Però è bruttino avere l'intero in Python con la sua etichetta testuale, e poi l'intero lo memorizzo nel. Perché sono due sorgenti di dati completamente diverse e indipendenti. Quindi in questo caso, dato l'effort avrebbe senso metterlo nel, cioè se volessi fare cose bene mettere nel database. Se all'esame lo mettesse su Python ne discuteremmo, però non sarebbe probabilmente completamente sbagliato, perché di nuovo ricordiamoci l'obiettivo del corso, l'obiettivo del corso non è testare la vostra capacità di fare query complesse o di scrivere tabelle, ma di realizzare applicazioni web usando le tecnologie che abbiamo mostrato. Quindi
Ci sono anche persone che non hanno fatto corsi di database, quindi l'importante è che ci sia un database, che funzioni, con delle query che servono. Quindi, però dato che il nome quasi mi viene più comodo metterla lì, perché così ho tutto, mi devo ricordare qual era l'ID numero uno o prendere un dizionario, passarmi il dizionario su più pagine, se mi servisse su più file, per esempio. Però entrambe le opzioni sono accettabili, questa è quella un pochino più pulita. Poi? Basta? Acquisti era l'ordine, giusto? Chi è che ha detto acquisti? Era una tabella per associare i vari prodotti a un prodotto. Dipende come lo fai. Allora, partiamo, riempiamole così vediamo come. Allora, utenti. Io per ID intendo 1, 2, 3, 4, 5. Ok, che però scegliamolo questo di utente. È un username, una mail o che cos'altro? Comunque l'ID, siamo d'accordo. Cosa usiamo? Mail o username? Mail. Che è la chiave primaria. Univoca, giusto per ricordarci. Poi. Ci serve l'username oltre l'email? No, nelle specifiche diceva email o username. L'importante è che ci sia un campo univoco, no? Un ID. Però scegliamone uno ID, perché... Scusi, però c'è tipo lo username del venditore dopo. E quindi se non abbiamo lo username non possiamo mettere lo username del venditore. Ah, ok, ok. La cosa univoca. Perché sono riluttante a mettere username qui? Perché dovrebbe essere, se voi volete visualizzarlo sul sito, dovrebbe essere anche su univoco. Se no io con la mail luigi.derussi@polito.it scelgo username, ciao. Tu con la tua mail s qualcosa che ho già studente.polito.it scegli come username, ciao. E questo è totalmente valido se strutturiamo la tabella in questo modo. Però poi se io uso l'username da visualizzare sul sito, vedo due venditori che si chiamano ciao. E in realtà sono due venditori diversi, ma io penso siano lo stesso. Quindi o mettiamo qui l'username che diventa un campo univoco, allora però cosa ci servono tutti questi campi univoci dentro? Oppure lasciamo perdere l'username, cosa potremmo mettere se non vogliamo visualizzare la mail sul sito? Il nome, per esempio, no? Nome del venditore, quindi nome. Scusate, testo che chiamare univoca, vabbè, testo ovviamente questo è. Questo è testo. Poi... la password non in chiaro, lo chiamiamo hash, che è la password. Poi? La foto profilo non è richiesta, ovviamente, no? Perché, però, se vogliamo la foto profilo, non è richiesta, però si può aggiungere. Questo vuol dire che in fase di registrazione dovete chiedere una foto. E se non la inserisce, dovete avere una foto di default. Quindi? No, facciamo minimalista. Adesso no. Altro? Ma quando ha senso mettere un ID numerico, cioè un incremento, o usare direttamente il quando dobbiamo riferirci a un utente in un'altra tabella potremmo avere un ID numerico, in effetti. Ci serve riferirci a un utente? Certo che ci serve. Quindi non è sbagliato se usiamo un ID intero solo per come chiave primaria e poi unico. Sì. Avevo capito, intendevi di email. Avevo capito che tu per ID intendevi l'email. Invece no, per ID intendevi ID, quindi numero. Ok, sì.
auto increment intero. Ok, quindi questo, l'importante è che l'email sia univoca, poi che sia chiave primaria o no. Ok, poi? Quindi ecco, se noi per esempio non avessimo avuto bisogno di referenziare l'utente da nessuna parte, perché non fa naviga sito, ma magari non fa niente particolare, potevamo per esempio evitarci di... oppure potremmo sempre portarci dietro la mail, però ovviamente è più scomodo portarsi dietro tutta la mail che non 5 di nuovo. Altro sulla tabella utenti. Ci piace la tabella utenti. Prodotti. Quello dell'elenco puntato il titolo, ID. Ci serve l'ID? Titolo, che è testo, ben detto prima. Descrizione, che continua a essere testo, poi ID categoria, che è un numero, sì, vabbè, intero. Immagine, che è un... Che un... Poi? Che continua a essere un intero. Sì, un numero. Reale, sì. Non lo chiede il testo, no? Che sia un numero reale. Uno potrebbe dire io vendo solo a multipli di euro. Però ha senso che sia reale, ovviamente. Qualcos'altro? Data di caricamento. Cioè, vanno visualizzati secondo te? Sì, date che vanno visualizzate tramite la data di caricamento, ha senso mettere la data di caricamento. Io non mi ricordo se in SQLite c'è un tipo data, se non è data è testo. Non c'è, né? Allora è testo. In questo caso per la data possiamo usare, no, le librerie, quelle di Python, date, per importarci le date. Certo, sì, sì. Non è un problema. Sì, in realtà la data arriverà dal... Beh, sì, 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 non è un problema. Stavo dicendo, dove arriva la data quando crea... Dal form? Vogliamo mettere una data nel form? O lo vogliamo in Python? Lo prendo implicitamente dal server o lo prendo dal client? La domanda è questa. No, dal server. Dal server. Perché dal server? Perché così solo nel momento del caricamento effettivo ti prendi... Sì, perché così sto avendo il caricamento effettivo, prendo la data. E poi perché altro? Non fare manco il controllo se la data è giusta. Ma sì, certo, posso anche non fare il controllo della data giusta. Poi c'è un altro motivo. È più sicuro, un po' voler dire tutto, può voler dire niente. Tanto è la data di oggi, sì, sì, appunto. E c'è un altro problema con le date. Per avere il formato corretto, cioè... No, quello... Non importa, quello basta convertirlo. No. No. Quanti server avete? Uno. Quanti client potete avere? Tantissimi. E questi client dove possono essere? In diversi fusi orari, quindi potrebbe avere date diverse. Quindi in questo caso impostare la data sul server vi garantisce che la data sia coerente tra tutti i caricamenti. Poi ovviamente se volete fare le cose fatte... E quindi chi l'ha caricato prima? L'ho caricato prima io alle 5 del pomeriggio mia data italiana o l'ho caricato prima uno a New York alle 5 del pomeriggio suo data e suo orario?
Quella è creata prima server. È un pessimo esempio. Alle 7 di sera a New York era meglio, o alle 7 di sera mio era meglio, perché alle 7 di sera a New York sono il giorno dopo da noi, quindi io l'ho caricato prima. In ogni caso io l'avrei caricato prima, però non è nello stesso giorno, è proprio in un altro giorno in quel caso, ok? Quindi in questo caso, poi ovviamente se noi volessimo visualizzare ognuno le cose nella propria data, dovremmo sapere dov'è, allora quello è un calcolo che fa il client, non è che lo fa il server perché non può saperlo. Però così nel data abbiamo date coerenti tra di loro. Qualcos'altro in questa tabella prodotti? Sì, questi non sono tre stati diversi, era per dire l'articolo. Perché quando ho finito, diciamo, ho terminato nel magazzino, io dico che ne avevo 5 originali in vendita, però devo sapere che erano 5. Cioè, non so se questo è ottimale, ho creato una duplice informazione. Storia del proprio profilo dobbiamo mostrare anche quello che abbiamo venduto noi, avrebbe senso, però se noi non lo vediamo, noi nel profilo dobbiamo scrivere quali sono già stati venduti e quali sono in vendita, non quanti. Però noi se abbiamo una quantità maggiore di zero ancora disponibile, anche se lo aggiornassimo, va bene come è stato disponibile, no? Esatto, sì, perché la sua obiezione ha senso se qui ci fosse scritto quanti ne ho venduti. Allora, se voglio sapere quanti ne ho venduti e quanti ne ho disponibili, ho bisogno di sapere l'originale, perché sennò non posso fare l'operazione. Oppure devo tenere traccia di quanti ne sto vendendo e quindi ma alla fine ho due numeri, ho bisogno. Ma qui dice quali. Quindi io avevo un mouse e l'ho venduto. Quanti ne avevo? Non importa. Però quali mouse, no? E quali sono ancora in vendita? Questi sono ancora in vendita perché hanno tutti disponibilità maggiore di zero. E quale quantità è ancora disponibile? Di quelli la cui disponibilità è maggiore di zero, che sono ancora in vendita, sono ancora disponibili 3. Quindi un campo quantità basta, disponibilità basta. Qualcos'altro? Chi è che ripassava gli 8 crediti di database? Mancano due cose qui almeno. Non due colonne, ma due cose. Sì, direi che i campi ci sono tutti, però mancano due proprietà di questi campi. Non sono... Le chiavi esterne. Non sono strettamente obbligatorie perché tutto continuerebbe a funzionare. Però, ovviamente... Giusto? Ci mancano le chiavi esterne. L'ID utente di categoria. Esatto. Ricordiamo che cosa serve la chiave esterna? Nel senso, ricordiamo ad alta voce voi che cosa serve la chiave esterna? Per assicurarsi che sia presente anche la chiave esterna. Per esempio, io mi stia riferendo a qualcosa, ad esempio, a Fiorbella. Un prodotto X caricato all'utente 111, all'utente 111. Non esiste. E quindi cosa mi dice il database? Cerco di inserire un qualcosa che ha come ID utente 111, non lo fa fare. E non lo fa fare vuol dire che devo gestirlo, poi non lo fa fare. Ma invece un controllo sul prezzo già si può fare qui, per esempio check prezzo maggiore di zero. Nel database. E dice che non può essere gratuito. Però il testo non lo chiede, quindi potenzialmente tu potresti dire prezzo zero perché lo voglio regalare, o prezzo un centesimo perché lo voglio regalare. Quindi qualunque altra decisione va contro in un certo senso questo, e quindi poi è una domanda per l'esame, una domanda per l'orale. Perché prezzi minori di 10 euro?
Dove hai preso questa specifica? Perché 10 e non 9? Quindi, qualcos'altro in questa tabella prodotti? Direi di no. Acquisti, che abbiamo detto che era lo storico, no? In un certo senso, cosa mettiamo in acquisti? Il proprio ID. Perché altrimenti dovremmo trovare qualcosa da usare come chiave primaria. E ce l'abbiamo volendo qualcosa da usare come chiave primaria, no? Sì. La data non è... No, è un titolo, perché comunque è un insieme di prodotti. Non singolarmente, sì. Non c'è una colonna sola che può essere una chiave primaria. Dovresti usare una combinazione. Magari e poi divertirti. Data e un utente. E manco. Sì, scusa, data e di utente e manco, perché se io faccio due acquisti lo stesso giorno sono pregato. Di dell'acquisto di questa tabella. Sì, quello che stavamo dicendo. Mettiamo l'ID della tabella oppure no? Quindi sì, mettiamo l'ID. Che è ben detto essere... Vabbè, faccio copia e incolla. Poi, cosa mettiamo in questa tabella acquisti? Poi? No, perché possono essere più di uno, no? È l'ordine. Cos'è l'acquisto? L'ordine intero. Però ci manca una tabella ordine o ci manca un qualcosa per gestire questo ordine, no? Infatti io ho fatto così, ho aggiunto l'ID del carrello, così potevamo fare più carrelli lo stesso giorno, lo stesso utente, lo stesso qualcos'altro. Comunque poteva fare più... Però il carrello è per definizione un qualcosa di temporaneo, che a un certo punto va svuotato, cioè che a un certo punto si svuota. E quindi memorizzare nel database e carrellare tutte le persone che inseriscono una qualunque cosa dentro, giusto così, non mi sembra proprio, cioè non è che non mi sembra, non è proprio una buona idea. Cioè io ho 10.000 persone che creano un carrello di cui solo una acquista, io intanto memorizzo 10.000 carrelli e quindi poi devo tenere traccia di quali carrelli sono diventati ordini, sono diventati acquisti veri e propri e quali carrelli invece no. Se sta in sessione non c'è problema. Se sta in sessione su server, quello che non vi abbiamo fatto vedere, non c'è problema. Gli ordini. Ci serve una tabella ordini. Oppure, se vogliamo fare una cosa un po' più semplice, sì, potremmo avere una tabella ordini, che sono gli ordini conclusi, perché questa tabella acquisti è la storia in realtà. No? Però tu hai un'altra tabella che si chiama ordini dove ci sono più prodotti? No. Hai solo una tabella acquisti? E allora l'idea dell'ordine cosa ti serve? Perché altrimenti perché una persona può comprare lo stesso articolo. E non è perché è un problema che una persona possa passare più ordini diversi? Certo, a quel punto non funzionerebbe più. Però qui dentro cos'hai? Tu hai ID ordine, che non sappiamo come si crea, e poi? Gli articoli di utenti. Ecco, gli articoli di utenti, cos'è? Che colonna è? Chiave interna e chiave di utenti. Sì, ma è una sola? Cioè, io compro il prodotto con ID 1 e il prodotto con ID 5, dove me li scrivo questo 1 e questo 5?
Non mi basta una colonna per dire... Ah, sono appartenenti allo stesso ordine. Sì, questo è un modo di farlo. Avete capito cosa propone lei? Lei propone di avere un ID ordine che viene creato quando l'ordine viene acquistato, che è un intero, che anche lei ha una chiave primaria. E poi un ID prodotto, che è sempre un intero e questa è una chiave esterna. Sì. E la quantità comprata e un prezzo totale, giusto? Però questo ti aiuta con un solo tipo di prodotto. No, perché per lei sono tutte chiavi primarie queste. Giusto? No, giusto così. Le prime tre sono chiavi primarie. Però come si gestisce l'atto di incremento? Cioè, nel senso, quello servirebbe per raggruppare nello stesso... Cioè, l'utilizzo dell'ordine lo per gestire da un altro... Cioè, quando fai l'ordine... No, può anche essere auto increment, perché quando lo aggiungi nella database, perché l'ordine è completato, l'ID si incrementa. Ah, certo. Sì, lei sta dicendo un qualcosa del genere, se, che per ogni riga tipo è 1, 1, 1, 5, il prezzo totale in realtà è un casino fatto così, però si può anche, facciamolo, ma mi sembra che sia un po' complicato, 3.5 che sono il prezzo di quel prodotto un acquistato una volta sola, scusami, quantità... prezzo totale. E quindi questo è l'acquisto, questo è ordine 1 effettuato da utente 1 che compra prodotto 1, giusto? E poi lei dice abbiamo 1, 1, 2, 3, 30, che è sempre l'ordine 1, effettuato sempre da utente 1, che compra stavolta il prodotto 2, giusto? Sì, ci serve anche la data d'acquisto in realtà, però non va bene come prima... Esatto, perché il problema è che se noi qua aggiungiamo anche la data, cioè il problema di questo sono due. Quando chiamiamo le query, poi ogni volta non ci vengono date, cioè se ci sono tre prodotti, tre volte la stessa data. Il problema è questo, che ci serve una data, quindi ci vengono innanzitutto date delle informazioni ridondanti, tutte le volte. Io voglio l'ordine 1, e l'ordine 1 mi arriva con sì tutti i suoi prodotti, ma con per esempio, se ha tre prodotti dentro, con tre date, che sono uguali ovviamente, perché è la data dell'ordine, e se noi dobbiamo dire il totale dell'ordine, dobbiamo tutte le volte calcolarcelo, perché io qui ho il costo del prodotto per la quantità, quindi l'ordine 1 in questo caso è 33,5 euro, perché devo fare la somma, e questa è una somma che devo farmi tutte le volte che voglio visualizzare la pagina con il prodotto. Quindi se uno volesse seguire questo, la cosa sarebbe avere la tabella ordini con gli ordini e poi la tabella acquisti storico che possa gestire gli altri fattori in modo che quando ho lo storico di quell'ordine, quell'ordine sarà da un'altra parte, con una data, con un prezzo, con gli acquisti. Però abbiamo già due tabelle. Avere il prezzo totale non ha senso perché avendo la chiave basta collegare le tabelle. Cioè sì. Non ha
No, il prezzo totale è il prezzo per la quantità in questo caso, no? Quindi prodotto per prezzo unitario per quantità. Il prezzo totale del singolo prodotto, non il prezzo totale dell'ordine. Quindi questo è un modo che ha vantaggi e svantaggi, quello è un altro modo. Tu che l'hai fatto solo con acquisti, come l'hai fatto? No, uguale. Qualcuno che l'ha fatto solo con la tabella acquisti. Io tipo dato ho messo chiave primaria e di non male l'ottone. E poi fai con i group by. Sì, fai il query più complicato, se vedi il totale fai la somma, come vi ho detto prima. E quando hai bisogno delle date comunque te ne arrivano tre. No, perché nel caso in cui io nello stesso giorno compro due prodotti sono due ordini diversi, faccio due ordini sono due ordini diversi. Date, sì sì, no, ma uno può complicarla a piacere, cioè, certo, questa è più pulita rispetto a quella, no? Perché data, ora, minuto, secondo inizia a essere poi, no? Cioè giustamente, e quindi questa versione qui se uno vuole mantenere separate le cose è più pulita non avere data come chiave primaria, ma avere un ID dell'ordine. Perché appunto l'ordine 1 è quello che si chiama con ordine 1, boh, non importa. Certamente questo ID deve essere non autoincrementale, ma deve essere impostato dal server, che deve sapere quali ID sono a disposizione, quali ID ha creato, eccetera, eccetera. Tu hai fatto solo la tabella acquisti? Sì. Come l'hai fatta la tabella acquisti? No, però non funzionava? No, sì, non ci avevo pensato che effettivamente poteva essere più prodotti. Ah, quindi per te l'ordine era un prodotto solo? Tanto una volta con la quantità, cioè, non c'è bisogno del prezzo totale. Sì, comunque devo calcolarmelo, che sia il prezzo totale dell'ordine o calcolarmelo, quindi tanto vale. Dall'ordine l'ID di tutto, cioè attraverso l'ID dell'ordine, poi comunque c'hai l'ID del prodotto da cui puoi prendere sia il prezzo unitario, ti lasci solo la quantità giusto per capire per quanto lo devi moltiplicare, però il prezzo totale, vabbè, è una cosa in più. È una cosa in più, un pezzo di conto in meno da fare, però sì. Non... Altre varianti? Sì. Si potrebbe mettere data in un'altra tabella e associare il ID ordine e data per una ridondanza. E associare? Associare ID e ID utente per ridurre ridondanza. Quindi la tabella per esempio data, ID e ID utente. Ha più senso avere due tabelle, una tabella. La tabella acquisti in realtà è la tabella storico e la tabella ordini. Se vogliamo, così ordini, così più, e poi ovviamente queste due tabelle, una non ha senso senza l'altra, solo per tenere insieme le cose un po' meglio. Sì. Non dovrebbe, no? Perché l'ordine dovrebbe essere associato... Perché chiave primaria è dato tabella. Quindi dovesse avere, sì, dovesse avere di 1, perché l'ordine è 1, che chiave primaria è dato tabella, a quel punto l'ordine è un ordine. E quindi tu avrai sempre, dovresti avere sempre ordine 1, e utente 1, e poi se utente 2 non avrà ordine 1. Quindi... Facciamo categorie che è facile, poi torniamoci. Categoria avrà un ID. E il nome. Ci vuole qualcos'altro in categorie, così torniamo. La descrizione. Giusto per non avere il campo 9 che sembrerebbe avere il giusto. È un po' come l'immagine del profilo di prima, no? Descrizione, testo. Poi non la visualizziamo da nessuna parte ufficialmente, però noi ce la teniamo. Ok, torniamo sugli acquisti. Eventualmente
stesso, cioè diversi prodotti, lui ti fa l'ordine con il numero per ciascun prodotto e poi tanto in base all'ordine in cui tu li hai messi nei carrelli arrivano al server, quindi tenere come chiave primaria solo l'ID dell'acquisto e poi quando dobbiamo fare sorting invece che usare la data usiamo direttamente l'ID perché tanto l'ID fa auto increment e poi visualizziamo normalmente tutti. Non ho capito. Allora, l'ID dell'acquisto sarebbe l'ID, questo. Sì. Che tu dici lo mettiamo auto increment però. Esatto. E togliamo chiave primaria sia all'ID utente sia all'ID prodotto. Ok. Quindi supponiamo che noi mettiamo, non lo so, maglietta e pantaloni nello stesso carrello. Sì. Lui creerà due acquisti. Sì. Con due ID diversi, a seconda se noi mettiamo prima maglietta o prima pantaloni. Vabbè. E avrà l'ID che fa auto increment, fa 0,1. Quindi poi la data, sì, ci serve perché vogliamo visualizzare la schermo. Però poi noi non facciamo il sorting per data, perché quando poi li andiamo a inserire nel database, facendo sorting per data, molti prodotti avranno la stessa data, facciamo il sorting poi, quando li ritiriamo fuori dal database, facciamo il sorting per l'ID, perché è l'ID che è la chiave, cioè facendo auto increment ci segna come... Però non sai in quale ordine sta un prodotto, se fai in due ordini nello stesso giorno, poi il prodotto non sai se sta al primo ordine, forse... Il problema qui è che il testo è... probabilmente lo scriveremo diversamente. Il problema è qui che il testo non dice la storia degli acquisti, perché se dicesse la storia degli acquisti, questo sarebbe perfetto. Cioè, è quello che fa Amazon, no? In un certo senso, da quello che capisco tu dici. Cioè, sto dicendo la storia degli acquisti, io mostro gli acquisti che ho fatto in ordine di chiave primaria, che è tanto incrementale. Quindi mostro prima l'acquisto che io, utente ID utente 1, ho fatto con chiave primaria degli acquisti 0, poi mostro quella che ho fatto con 5 e poi quello che ho fatto con chiave 10, no? Perché sono i tre che ho io in quella tabella, giusto? Questo che stai dicendo. Però lì ci perdiamo l'informazione di sono tutti nello stesso ordine o sono tre ordini separati? O sono due ordini e uno? E ci mettiamo una... una chiave ordine. Che dove andiamo a riempire questa chiave ordine? Cosa ci mettiamo dentro ordine? 0, 1, 2. Ma quello lo puoi fare manualmente perché l'autoincrement ce l'hai usato sull'ID del prodotto. Cioè tu qui stai dicendo mettiamo un codice ordine. Sì, mi piace più un nome di ordine. Codice ordine, che è un intero. E noi ci teniamo una variabile che ogni volta che facciamo un nuovo ordine la fill, cioè facciamo un auto increment noi, perché non possiamo farlo sulla fila. A quel punto non importa, potrebbe essere un numero random, l'importante è che sia coerente all'interno dello stesso ordine. Sì, sì. Non va bene la variabile che noi ci auto incrementiamo, perché appena facciamo ripartire il server, la variabile che si auto incrementa riparte da zero. Sì, sì. Quindi abbiamo fatto un pessimo acquisto. Anche voi quando provate a sviluppare, a un certo punto auto incremento, quindi diventano tutti ordini zero di nuovo. E quindi... No, però non mi dispiace questa soluzione, mi piace, è un po' meno complicata di quella. Allora, l'altra è più, secondo me, da corso di base dati. Faccio un'altra tabella che ho la sua tabella ordini con i suoi ordini, poi ho le mie n mila chiavi primarie e quando devo fare una query scrivo una query lunga così, che va bene. E questa non mi dispiace al netto del codice ordine e del capire se ci siamo persi dei pezzi. Altra soluzione, altra alternativa. Questa è più semplice. Potremmo mettere in chiave primaria l'ID, l'ID del prodotto, così che magari io lo stesso ordine riesco a raggruppare perché ha lo stesso ID, ma avrà differenti prodotti, tanto alla fine quantità di prezzo ce l'abbiamo. E poi fare un'altra tabella dove io associo l'ID dell'ordine, data e l'ID dell'utente che l'ha comprato. Certo, sì, com'è la soluzione con la tabella degli ordini praticamente, è solo un modo diverso di vedere quella tabella degli ordini. Ho bisogno di due tabelle, una che mi tenga la storia e una che mi tenga gli ordini. Sì, sì. E con le informazioni che mancano. Per giocare un join e una salva. Sì. Ma ok, indirizzo, grazie di credito, non ci serve niente, però no. Indirizzo e carta di credito
non vanno salvati, non ce ne frega niente di salvarli, perché non li usiamo tanto. Se no sì, bisogna anche tenerci quelle informazioni dietro, quelle sono legate al singolo ordine. No, la carta di credito io non la salverei in chiaro dentro col CVV e col CCV e la data di scadenza. Cosa vuol dire andrebbero nel mondo? Se tu facessi un sito da mettere online, un e-commerce vero? Cioè, secondo la vostra soluzione? No. No, non sono quelli, non è necessario salvare, tanto più che nella storia degli ordini, vedi la storia degli ordini, poi dove ti sia arrivato l'ordine, con che carta l'abbia pagato. In ogni caso, la carta di credito non la salverei, no? In chiaro. Insomma, se salvare il dato da carta di credito, bisogna fare lo stesso, un trattamento simile a quello che si fa con la password, no? Cioè, non è che metti. Solo che poi devi farla visualizzare indietro, cioè il mondo bancario delle carte di credito ha tutti i suoi meccanismi e le sue logiche che possiamo lasciare per il momento a loro. E quindi no, data e carta di credito e indirizzo non ci interessa salvarli. Quindi abbiamo, entrambe le opzioni sono, possono essere valide, o abbiamo l'opzione, abbiamo la tabella storia, acquisti, che in realtà è lo storico, con alcune informazioni che poi si linka alla tabella ordini, che ha le informazioni del singolo ordine, con i singoli prodotti comprati in quell'ordine, oppure abbiamo quest'unica tabella in cui abbiamo una chiave primaria che si autoincrementa, se funziona, l'ID utente e l'ID prodotto, la quantità di quel prodotto, il prezzo totale di quel prodotto, che tanto ho nel form, potrei recuperarlo, però ce l'ho nel form, tanto mai me lo prendo, la data, poi è un codice dell'ordine, a quel punto però deve essere un codice che io devo, tipo l'hash della password, un codice che devo generare tutte le volte diverso, una volta che, che sono al di fuori dell'ordine. Quindi devo avere comunque una certa serie di elenco di codici che a un certo punto, sì, insomma, deve avere un codice univoco, deve essere un altro codice univoco. Che potrebbe anche essere la mail dell'utente e non lo so, qualcosa, una combinazione di cose univoche. Quale usiamo? Con quale pensiamo di andare avanti? Con questa o con le due tabelle? Con questa. Questa, ripeto, ha la criticità del codice ordine e poi il prezzo totale dell'ordine comunque dobbiamo calcolare. Ce l'ho. Sì, per forza. E ci servono i prezzi, sì, questo prezzo totale è solo un mal di pancia da portare qua in realtà, perché è il parziale del singolo prodotto, perché noi sulla linea è il totale, no? È il parziale dell'ordine, ma è il totale del... è un mal di pancia perché probabilmente non... se immaginiamo un ordine magari avremo tre mouse, sì, ci sarà un prezzo che sarà, abbiamo detto, 15 euro, e poi c'è un totale totale dell'ordine che è quello che noi andiamo a pagare con la carta di credito immaginaria. E quindi questo totale totale non lo salviamo da nessuna parte, quello parziale sulla linea possiamo salvarlo qui, oppure data la quantità e dato il di prodotto possiamo calcolarcelo tutte le volte. E poca differenza. È più facile se qua, perché a quel punto facciamo la somma e abbiamo finito. Se no dobbiamo fare una join, andare a prendere il prezzo da un'altra tabella, è più lunga. E se ho 20 prodotti vuol dire che vado a prendere 20 prezzi in giro. Quindi questo è il prezzo singolo prodotto, con un nome troppo lungo per una colonna, ma così ci capiamo. Quindi quantità è un intero, prezzo singolo prodotto è un reale e data è testo. E il codice ordine è, dobbiamo essere codice univoco diverso per ogni ordine. Può essere randomico, ma non troppo, cioè non sì, troppo randomico, sarebbe bello fosse tanto randomico, nel senso che se poi si ripete abbiamo un problema, no? Però diciamo che deve essere univoco per ogni utente, no? Quindi ogni volta un codice da 6 cifre,
Sì, se genera tre volte un codice di cifre, difficilmente. Ma anche se in un certo senso, anche se fosse, se si sovrapponesse per utenti diversi, potrebbe non essere un problema. Perché a noi serve, non ci serve mai l'elenco di tutti gli acquisti, fortunatamente. Ci serve l'elenco di tutti gli acquisti, tutti gli ordini del singolo utente. Quindi noi andremo a prendere il singolo utente e i suoi ordini. Quindi l'importante è che all'interno del singolo utente non si ripeta mai, perché sennò finisce nello stesso ordine. Ecco, questa scelta, per esempio, è un qualcosa che è una bellissima domanda per la discussione orale dell'esame. No? Perché hai fatto due tabelle? Qual è l'alternativa? Perché ne hai fatto una sola? Come hai fatto questo codice? Questo codice potrebbe anche essere la mail, che è univoca, concatenato con qualcos'altro che è univoco, per esempio. Allora a quel punto mi dà l'univocità anche quella serie di cose. Una combinazione degli ID degli articoli comprati con la data e la mail. L'importante è che sia un codice univoco, che sia diverso da ogni ordine. Di nuovo, se faccio la data, però si bisogna pensarci un attimino, che di nuovo, se faccio la data, faccio due acquisti della stessa cosa nello stesso giorno, io sono, il codice diventa doppio di nuovo, no? Però qui la criticità è che noi abbiamo chiesto la storia degli ordini. Avessimo chiesto la storia degli acquisti, era molto più facile, perché a quel punto non c'era questo concetto di ordine che teneva in mezzo agli acquisti e potevamo andare, come al caso Amazon, con solo gli acquisti, non importa in quale ordine erano, come erano aggregati, ma era solo gli acquisti. Ok? Facciamo un quarto d'ora di pausa?